E bentornati sul mio canale. Prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti quanti per il supporto che ci state dando, che grazie a voi questo canale cresce giorno dopo giorno. Altra cosa importante, supportateci sempre di più. Abbiamo questo obiettivo, non è impossibile, perché nella vita ci sono poche cose impossibili. Vogliamo arrivare a 1000 iscritti entro fine anno. Se noi riusciamo ad arrivare a 1000 iscritti entro fine anno, aumentare la nostra community entro fine anno, da 2024 questo canale aumenterà di contenuto, aumenterà il budget economico che metteremo sul canale e soprattutto faremo altri tipi di contenuti come live, come però abbiamo bisogno del vostro supporto, abbiamo bisogno del vostro aiuto, allora non ci abbandonate, iscrivetevi e commentate, mettete mi piace. Mi raccomando, iscrivetevi e mettete la campanella, andate pure sui miei canali social. Oggi ci sono due argomenti che ce l'ho proprio qui, dove lo sto, dove volete voi. Il primo sono le parole del signor Stefano Pioli. Andiamo a riprendere le parole di Stefano Pioli. Credo però che ci saranno quattro squadre che lotteranno per lo scudetto e credo che la Juve sarà la favorita per vincere, perché non gioca in Coppa e ti dà sicuramente qualche punto in più a fine campionato. Allora, queste sono le parole di Stefano Pioli. Stefano Pioli, tu hai fatto una campagna acquisti da più di 140 milioni di euro. Hai comprato 8 giocatori. 8 giocatori, ne hai venduto solo uno. Un big hai venduto. Quelli che hai venduto sono tutti scarti. Scarti che non facevi giocare. E la favorita numero uno a vincere il campionato è la Juve perché non gioca le coppe. E la Juve chi ha comprato? Timothy Weah, chi ha perso? Di Maria, Cuadrado, Paredes, Bonucci. Ne mettiamo altri? Tu hai perso solo Tonali, che te l'hanno comprato a 80 milioni il Newcastle, più i 100 della Champions. Hai potuto fare una grande campagna acquisti. E ora che mi dici che la favorita al campionato è la Juve a vincere lo scudetto? Ma quanto paraculo sei? Io lo so che ognuno butta le mani avanti per non pendere indietro, perché se tu ora dici che la Juve è la favorita e tu casomai non vinci lo scudetto, dici, ma io l'avevo detto, se poi vinci, abbiamo fatto un'impresa. Onestamente, devo dire, a mio dispiacere, devo dire bravo a Simone Inzaghi e all'Inter, perché l'Inter a inizio campionato ha detto qual è l'obiettivo. L'obiettivo è la seconda stella, cioè l'obiettivo dell'Inter è vincere il campionato. E si è esposta, si è esposta. Per esempio, Allegri che dice che la Juve è da quarto posto, se io vado a fare i conti, signori miei, la Juve dallo scorso anno a qui, cosa ha fatto? Come ho detto, ha perso Di Maria, Paredes, Bonucci, Cuadrado, ha messo solo nuovo, che ha messo nuovo? I tre nomi possono essere Cambiaso, che era della Juve, Guea, l'uno che ha comprato è Guea, e McKennie, però McKennie lo scorso anno fino a metà campionato era della Juve, poi è stato mandato in prestito. Il problema qual è? Che in questo momento il signor Pioli, dopo una campagna acquisti voluta da lui, perché Chukwueze, Mose, non Mose, come si chiama? Musà, poi Okafor, Pellegrini, Pulisic, Capitan America, Loftus-Cheek, Reyes, sono tutti giocatori scelti dal signor Pioli. E il fatto che si è buttato davanti, il fatto che si butta mette le mani davanti a dire che la Juve è favorita, mi fa completamente ridere. Questa questione di Pioli che mi dice che la Juve è favorita perché non fa le coppe, prima di tutto che tu non devi giocare né martedì né mercoledì, ma devi giocare giovedì. Precisiamo. Perché nessuno lo dice. Quelli che dicono che sono protetti altri, il signor Pioli lo scorso anno aveva fallito. Il signor Pioli lo scorso anno in campionato aveva fallito. Perché il signor Pioli lo scorso anno è arrivato quinto. Quinto! Poi per la porcata fatta alla Juve gli hanno regalato la Champions. E allora, signor Pioli, con 100 milioni che doveva andare alla Juve e è andato nel suo mercato, nelle casse del Milan, allora sia più sincero, sia più onesto. Non dica che la Juve è la favorita quando lei ha comprato 8 giocatori. Io quando vedo un allenatore che compra 8 giocatori e spende 150 milioni,
e mi dice che la favorita dello scudetto è la Juve, che ne compra solo uno, mi viene da ridere. Semplicemente mi viene da ridere. E chiudiamo il discorso Pioli. Apriamo un altro discorso. Ora voglio farvi vedere solo questi dati. Solo questi dati, se me lo dà. Allora, 301 presenze, 17 gol, 81 assist, un gol ogni 121 minuti, in Europa, in una sola stagione, 4 presenze, 5 gol. Signori miei, questi sono i dati di Domenico Berardi. Sappiamo tutti che Berardi era un obiettivo della Juve in questa stagione, in questa finestra estiva di calciomercato. La Juve ha cercato, poi non hanno trovato l'accordo, o il Sassuolo non l'ha voluto vendere. Ma il problema qual è? Che i nostri guru, perché noi juventini abbiamo i guru di YouTube, coloro che, essendo che hanno numeri, si credono quelli che sanno tutto, quelli che hanno la verità in bocca, oltre a fare una guerra per lo scambio Lukaku Vlahovic, e noi sappiamo perché si doveva fare lo scambio Lukaku Vlahovic, non perché la Juve voleva Lukaku, non perché la Juve voleva Lukaku, la Juve gli serviva fare lo scambio Vlahovic Lukaku per prendere i 40 milioni, perché se voi andate a vedere i 40 milioni che la Juve chiedeva non sono arrivati. E chi di quei, perché poi ci sono due tipi di guru, guru A e guru B, perché poi c'è il guru B, quello che, oltre ad andare a avere un canale YouTube, Twitch, tutto quello che volete, ma anche in trasmissioni sportive, e dice che secondo lui i 20 milioni non erano mai arrivati, però quelli sono persone che danno fiato alla bocca, tanto solo per parlare. Ma i famosi guru, quelli che dicevano che volevano i nomi esotici, volevano i nomi nuovi. Signori miei, in questo momento, in questa stagione, in questo periodo storico della Juve, Mimmo Berardi faceva non comodo, ma di più. E lo ritorno a dire, faceva non comodo, ma di più. Perché avere un Mimmo Berardi ora, in attacco, dava la differenza, faceva la differenza. Però i guru, coloro che parlano, essendo che hanno i numeri, dicono che mi sento il solito nome, ogni estate Mimmo Berardi. L'avete visto Mimmo Berardi ora? Ma non dovevate vederlo ora, perché se voi fate i guru, andate a vedere i dati. Voi volevate il Parisi di turno perché era un nome nuovo, volevate Pinco Pallo, volevate altri nomi, volevate i nomi esotici. Ora Mimmo Berardi faceva non comodo, di più alla Juve, di più, poteva essere quell'arma in più che ti potevi giocare, invece no. Poi lo so che la Juve non senta voi e i vostri seguaci, però i famosi guru, coloro che hanno i numeri su YouTube, che hanno fatto una battaglia quest'estate, che non volevano Mimmo Berardi, e ora cercano di viscerare in altri campi. Allora, signori miei, la verità non ce l'ha nessuno, e allora smettete di fare i guru e sempre i soliti nomi. L'unica cosa che sono d'accordo con voi, l'unica cosa in questi video che avete fatto contro Mimmo Berardi, è il fatto della cifra: 30 milioni per Mimmo Berardi erano troppi. Su questo è l'unica cosa che sono d'accordo. Però tu, Juve, potete trovare l'offerta, e lo torno a dire, non stiamo parlando qui che la Juve ha sentito i guru e non ha preso Mimmo Berardi, non è questo il punto. Secondo me Mimmo Berardi non è venuto alla Juve non perché la Juve non ha trovato l'accordo, perché il signor Cannavale, non lo so perché il signor Cannavale a qualcuno gli ha regalato Frattesi, perché voleva 45 milioni di euro per Frattesi, dai 40 ai 45, poi gliel'ha regalata a 35. Con rate, come quando io ho pagato la macchina, ho preso la macchina e l'ho pagata a 4 anni di rate. Loro la stessa cosa, però per 15 anni, per prendere Frattesi. Alla Juve gli è cercato un'altra cosa, non so il motivo, se gli ha fatto favore a qualcuno, non lo so. Per il fatto che Mimmo Berardi non è alla Juve,
Ma non mi interessa neanche di Giovanni Carnevali, dell'amministratore delle. Io sto parlando dei guru, di coloro che dicono che sanno della Juve. Allora, prima di parlare, prima di dire cazzate, perché avete detto cazzate quest'estate, guardatevi i dati, in questa Juve qua, perché forse qualcuno di questi guru non ha capito che Juve è questa, non l'ha capito, ancora pensa che la Juve deve lottare, deve vincere lo scudetto a tutti i costi. No, no, la Juve non deve vincere lo scudetto, la Juve deve lottare per lo scudetto, non deve vincere lo scudetto, deve lottare per lo scudetto, non vincere, perché non abbiamo la squadra per vincere, però per lottare, per stare lì, per poi avere il sogno di vincere, quello sì, deve lottare, non vincerlo. Il problema è proprio questo: in questo periodo storico, Mimmo Belardi era un lusso per la Juve, ma qualcuno voleva i nomi esotici. Tenetevi loro, signori, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e che dire, ci vediamo alla prossima. Ciao, ricordatevi, forza Juve, senza guru.